Come sono arrivato qui, in questa città dell'Umbria? Non lo so. Sono state le combinazioni della vita, le casualità. Avrei voluto finire qui la mia carriera. Ci penso quasi tutti i giorni. L'avrei voluta finire qui. Dallo stadio Dino Manucci di Cesena. Sta per iniziare lo spareggio. Mio padre mi accompagnava tutti i giorni al campo dell'oratorio di San Michele. È lì che ho iniziato a correre, a muovere i primi passi. Senza rendermene conto, mi sono ritrovato a correre una vita intera, faticando più degli altri, ogni giorno, con il caldo o con il freddo, con un campo perfetto o con il fango che appesantisce anche l'anima. Quando sei dentro uno spogliatoio, mentre guardi negli occhi i tuoi compagni, senti soltanto il rumore dei tifosi che là fuori aspettano solo te. Tra la formazione rosso-verde della Ternana e la formazione nero-verde delle Chieti, immagini per i 14.000 tifosi della formazione rosso-verde. Il respiro pesante di altre 10 persone. Il rumore delle docce, il ronzio di un neon a intermittenza, i tacchetti sul pavimento, il silenzio complice dei tuoi compagni. Vedi soltanto la luce filtrata da una finestrella sopra la tua testa. Quando scendi in campo, il rumore di quei tifosi è più veloce della luce del sole. Quando capisci tutto questo, quando senti questo immenso abbraccio, ti rendi conto perché hai passato un'intera carriera a correre su e giù per un campo di calcio. Tutta la mia vita si può riassumere in 90 minuti, in quei 90 minuti di Cesena, lo spareggio per la Serie C1. L'ho vista scorrere la mia vita, come in un film di 90 minuti, in un rallenti infinito. Mi è passata davanti, fotogramma dopo fotogramma. 90 minuti. Con le gradinate che tremano, lo stomaco che segue il ritmo del mio cuore accelerato, l'attesa del fischio finale, quell'istante poco prima che finisca tutto. Il fischio finale, per cui si dovranno battere i calci di rigore. La fatica che mi rimbomba nelle orecchie. Quel silenzio improvviso. Contro Renzi, prende il posto Cardona. Genovacchi, tiro, la parata di Roberto Renzi. La rincorsa di Sozio Perfetto, fischia il direttore di gara, la rincorsa, il tiro, il gol! Il gol! 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 3-1! Il giovane Leone, 19 anni, la sua rincorsa. E poi, tiro, l'esplosione di gioia. Fuori! Abbiamo vinto! È Serie C1! È Serie C1! Al cielo! È Serie C1! In quei momenti l'ansia e l'adrenalina si trasformano. Tutto diventa surreale. Il giorno che smetti di giocare a pallone, capisci cosa ti manca veramente. Gli sguardi, il battito del cuore che corre veloce per l'emozione, le gambe che corrono più forti della mente, spinte dalle urla dei tifosi. È come se all'improvviso ti trovassi da solo, in mezzo ad uno stadio vuoto. Tenti di aggrapparti a nuove motivazioni,
trasmettendo ad altri le tue esperienze, per continuare la tua opera attraverso i giovani. Un attimo prima non sei nessuno, e l'attimo dopo sei un nome da gridare a squarciagola, da attaccare su un album di figurine, da leggere sul retro di una maglietta appesa in una bacheca. Mi chiamo Giulio Forte, sono un calciatore e questa è la mia storia. Finalmente, dopo 10 anni di sofferenze, la Ternana risale la china e raggiunge la Serie C1. È accaduto allo stadio Dino Manuzzi di Cesena, la Ternana battendo ai calci di rigore per 3-1 il Chieti. È in C1, è un tripudio rosso-verde. Il Chieti è battuto, ma onore al Chieti. Ma godiamoci la festa della Ternana. Vedete in campo solo i colori rosso-verdi, colori che significano promozione in Serie C1. E al centro del campo, vedete, è un ballo completo. Thank you.